Il giorno della festa della donna come data simbolica per avviare la campagna di prevenzione dell'ASL Ci prendiamo cura di te, che attraverserà tutta la provincia di Salerno per il controllo delle patologie oncologiche del seno per le donne tra i 50 e i 69 anni, della cervice uterina per quelle tra i 21 e i 64 anni e del colon retto per donne e uomini tra i 50 e i 74 anni. Da oggi e fino al 24 marzo, a bordo di uno speciale camper che oggi ha fatto tappa in piazza Casalbore a Salerno, lo screening oncologico gratuito dell'ASL viaggerà su quattro ruote e toccherà i principali comuni del Salernitano dalle 9 alle 18. Operatori e specialisti dell'ASL saranno a disposizione dei cittadini per accoglierli ed effettuare visite gratuite. L'ASL Salerno ha voluto organizzare questa manifestazione che durerà 16 giorni. Coinvolgerà un altrettanto numero di comuni distribuiti su tutto il territorio aziendale, si concluderà a Pagani, è facile comprendere il perché, a Pagani c'è il nostro polo oncologico, quindi 16 giornate più una conclusiva a Pagani. Non si parla mai abbastanza di screening, non si parla mai abbastanza di prevenzione. Già l'anno scorso i numeri sono stati lusinghieri per la nostra azienda sanitaria locale in materia di screening oncologici. Pensi che è stato oramai sul colon retto abbiamo raggiunto l'anno scorso anno una percentuale del 38% grazie a numerose iniziative che hanno visto coinvolto l'istituto zooprofilattico, il Pascale, il protocollo di intesa con il Ruggi di Salerno. Questa cosa è molto importante. Non è necessario prenotare, hanno fatto sapere dall'ASL, si procede sulla base dell'ordine di arrivo. A Salerno la campagna ha visto al lavoro per la raccolta di alcuni dati sulla prevenzione anche l'ordine delle ostetriche. Noi abbiamo partecipato in doppia veste, io sono qui onorata di rappresentare le ostetriche di tutta la nostra provincia che con il loro lavoro veramente tutelano la promozione della salute nelle donne. E invece con le studentesse del corso di laurea in ostetricia della Federico II di Napoli, attraverso un questionario anonimo raccoglieremo le istanze delle donne e anche le loro conoscenze e le loro abitudini. Oggi nella giornata della festa delle donne dobbiamo informare le donne che devono essere pronte a pensare alla loro salute e noi collaboriamo con veramente con molto affetto e professionalità.